Un volume che parla della storia della rappresentazione della Polizia di Stato dal 1852, anno della sua fondazione, fino alla riforma del 1981. Si intitola Dura Lex Sed Lex, il volume presentato stamana alla Questura di Agrigento, alla presenza del questore Maurizio Riemma e di Raffaele Camposano, primo dirigente della Polizia di Stato e direttore dell'Ufficio Museo Storico della Polizia di Stato di Roma. Dura Lex Sed Lex, tra le sue pagine, narra non solo degli eventi cronologici del corpo, oggi conosciuto come Polizia di Stato, ma anche ad esempio i retroscena e gli umori politici delle varie fasi. Tra articoli di giornale, documenti storici, ricostruzione di aneddoti ed eventi, le pagine del libro offrono uno spaccato della realtà passata e degli effetti che ha avuto sul presente della Polizia. Raffaele Camposano ha curato il progetto che ha portato alla stesura del volume insieme a Fabio Santilli, recentemente venuto a mancare, che fu presidente del centro studi Gabriele Galantara di Montelupone, in provincia di Macerata. Presentiamo ad Agrigento questa nostra pubblicazione che si inserisce nel giro di iniziative promosse dal questore di Agrigento. E quindi è una iniziativa che vuole promuovere la legalità, quindi fare storia, trasmettere tradizioni e valori significa appunto dare ottimismo, trasmettere ottimismo alla società civile e alla cittadinanza. Quella storia raccontata in Dura Lex Sed Lex vuole essere appunto questo, una storia che non è autoreferenziale della Polizia di Stato, o meglio, dei corpi della Polizia di Stato che si sono avvicendati dalla fondazione del 1852 fino al 1981, quando viene istituito il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, che è la nostra mamma, è quella da cui sorge la Polizia di Stato. È una storia, diciamo, raccontata non solo attraverso un testo di storia, non si legge solo come un testo di storia, ma attraverso immagini, attraverso didascalie, sono immagini di giornali, settimanali, mensili, di opposte anche tendenze e opinioni. È un tuffo nel passato, ci caliamo comunque in emozioni, stati d'animo e anche opposte passioni politiche che hanno costituito un pochettino la nostra opinione pubblica, hanno orientato le scelte dell'opinione pubblica. Un'Italia che nonostante le difficoltà si è saputa ridestare, soprattutto grazie al lavacro di sangue, al sacrificio, alla dedizione dei tutori dell'ordine, ma soprattutto dei nostri poliziotti, i poliziotti delle stragi che noi ricordiamo, soprattutto questi generosi poliziotti che nonostante l'aggressività e l'azione corrosiva della malavita organizzata, della mafia, dell'andrangheta, della camorra, hanno saputo reagire con generosità e altruismo per il bene della democrazia e delle libertà.